buongiorno a tutti innanzitutto. Noi eravamo partiti la mattina presto da Milano perché avevamo degli impegni a Bruxelles per 2 giorni. All'improvviso alle 8:05 ci hanno avvisato che l'aereo stava atterrando all'aeroporto internazionale di Bruxelles e quindi tutto sembrava regolare. Dopo un quarto d'ora invece ci hanno informato che il nostro aereo, senza dirci ovviamente i motivi, veniva dirottato all'aeroporto di Maastricht perché l'aeroporto internazionale di Bruxelles era stato improvvisamente chiuso. Ovviamente diciamo, ci sono state anche delle proteste da parte di passeggeri che avevano tutti impegni di lavoro nella città belga perché le motivazioni non erano state fornite. Io per la verità avevo intuito che ci potesse essere qualche problema piuttosto serio, perché immaginavo che l'aeroporto internazionale fosse chiuso o per motivi atmosferici, però a Bruxelles splendeva il sole, almeno nei cieli di Bruxelles, oppure per motivazioni molto più importanti. Infatti poi atterrati a Maastricht abbiamo saputo che mentre noi atterravamo purtroppo c'erano i primi attentati nello scalo belga. Era una questione di minuti, ecco, potevate comunque trovarvi all'aeroporto, insomma. Che cosa hai pensato in quei minuti? Ma sì, in effetti per 15-20 minuti non ci siamo trovati nel mezzo del caos dell'aeroporto. Appena siamo atterrati a Maastricht ci hanno detto che alcuni bus erano messi a disposizione per trasferirci a Bruxelles, però poi dopo poco tempo c'è stato anche l'attentato nella metropolitana, proprio nel quartiere europeo dove molti di noi erano diretti, e quindi abbiamo soltanto pensato di organizzare il rientro a Milano, perché insomma sarebbe stato impossibile raggiungere la capitale belga, i livelli di sicurezza erano al massimo livello, ovviamente tutti gli incontri sono stati annullati, ci hanno contattato sia dalla Commissione europea sia dalle sedi presso le quali avevamo i nostri incontri, ma io per la verità l'ho vissuta piuttosto serenamente, in quanto ho immaginato che fossimo stati fortunati. 15-20 minuti di anticipo nostro oppure di ritardo dei primi attentati ci avrebbero fatto vivere un'emozione abbastanza forte, perché trovarsi nel caos dell'aeroporto di Bruxelles sarebbe stata un'esperienza che è stata meglio evitare. Ecco, a vedere le immagini, ad ascoltare le testimonianze di chi era lì, ecco, fa riflettere. Non è la prima volta che tu andavi a Bruxelles per lavoro, vai quotidianamente, ecco, fa riflettere, se hai anche un po' più paura, ritornerai a Bruxelles sicuramente nei prossimi giorni, se hai un po' più paura, ecco. Guardi, quando ci sono stati gli attentati di Parigi, neanche a farlo apposta, io volavo ancora a Bruxelles, e quindi purtroppo è diventata quasi una pratica, in qualsiasi momento può accadere. Io credo questo, lo dico molto francamente, che nonostante il lavoro preziosissimo, certo con alcuni punti di debolezza ancora da sistemare, che le intelligence possono fare, credo che sia assolutamente impossibile evitare i rischi attentato in questa fase storica. Credo che si possano minimizzare, ma non si possono eliminare del tutto. È una pratica con la quale in questi tempi difficili credo dovremo abituarci a convivere. Ovviamente tornerò a Bruxelles o comunque in altre città europee, sono stato da poco sia a Marsiglia che ad Atene, perché ovviamente il lavoro che faccio lei è responsabile dell'Ufficio Europa per Milano, giusto? Sì, sì, si chiama Politica e Programmazione Europea, faccio il responsabile, da poco sono anche il LIR della città metropolitana di Milano, cioè il legale rappresentante sugli affari europei nominato dal sindaco Bisabia, e quindi chiaramente diciamo, non posso sottrarmi, ma non voglio sottrarmi a questi compiti. Penso che la vita, la quotidianità debba andare avanti e continuerò ad andare a Bruxelles nelle prossime settimane, sicuramente ci andrò come andrò nelle altre capitali europee. È chiaro che un minimo diciamo di apprensione bisogna confessare che c'è, però la vivo con ottimismo, con una certa serenità, nonostante poi le immagini che abbiamo visto, soprattutto al rientro in Italia, perché poi la sera siamo rientrati a Milano e quindi chiaramente collegati con le televisioni abbiamo visto i vari speciali e ho vissuto in maniera indiretta tutto ciò che invece avremmo potuto vivere direttamente, non soltanto nell'aeroporto ma anche poi nel quartiere europeo, perché i primi incontri li avevamo proprio in Commissione europea. Quindi
quindi vicino alla fermata di Melbeck. Ecco, in chiusura mi consenta questa domanda perché è davvero con piacere, insomma, è un orgoglio che gliela rivolgo. Lei è candidato ecco, alle prossime elezioni amministrative a Milano, un cilentano, insomma, che si fa largo non solo in ambito nazionale ma internazionale. Ecco, è la testimonianza di come è possibile, ecco, realizzarsi. E purtroppo, ecco, ha dovuto lasciare il Cilento, ma l'impegno, la costanza e il sacrificio possono davvero far realizzare importanti cose. Sì, parteciperò direttamente alle prossime elezioni amministrative a Milano, sarò candidato nella lista del Partito Democratico, che è il perno della coalizione che sostiene Giuseppe Sala, sindaco di Milano. Ma questa volta, a differenza di 5 anni fa, quando fu Enrico Letta a chiedermi la candidatura, quando invece io rifiutai, ho deciso di accettare perché ci sono tutta una serie di amici che me lo hanno chiesto, ma soprattutto per affermare un concetto, che è proprio l'impegno europeo che deve caratterizzare la grande area metropolitana di Milano in questa fase storica. Milano è la più importante, la più grande, la più ricca area metropolitana italiana ed è la quarta in Europa. Deve ambire, il dibattito in queste settimane diventa sempre più intenso, a una leadership europea e io credo che con un minimo di competenze, un minimo di esperienze e anche qualche relazione, sia a Bruxelles sia in ambito nazionale, che in questi anni è stato costruito, di poter dare un piccolo contributo a questa grande causa. Penso che Giuseppe Sala possa essere la persona giusta, anche perché con l'esposizione universale di Milano 2015 la città ha assunto una dimensione internazionale che fino a qualche tempo fa non le apparteneva, e quindi credo che il futuro possa essere favorevole per giocare questa partita. Conservo un legame fortissimo con le mie radici, come anche voi sapete, infatti sabato sera arriverò nel Cilento. Abbiamo sempre provato a costruire un ponte ideale tra la grande area metropolitana milanese e il Cilento in particolare, e anzi le annuncio che il 22 aprile a Milano faremo il primo festival del Cilento, in un teatro nel pieno centro della città, alle spalle di Piazza Duomo, e quindi poi se vorrete vi darò qualche altra informazione nei prossimi giorni. Grazie, gentilissimo. L'unico rammarico, insomma, giusto che lei metta a disposizione la sua esperienza, la sua professionalità per la città, insomma, che le ha offerto tanto. Un po' di rammarico, il Cilento deve fare a meno di persone come lei, che invece potrebbero dare un grande contributo. Lei parla di un ponte, questo è già importantissimo. Insomma, speriamo di riuscire, grazie a lei, a realizzare grandi cose, grandi iniziative. No, io provo a dare soltanto un piccolissimo contributo, ovviamente. Mi sono appassionato tantissimo in questi anni dal punto di vista professionale ai temi della programmazione europea e delle politiche europee che seguo. La mia passione è diventata la mia professione e quindi l'esperienza politico-amministrativa, adesso vedremo che cosa accadrà a Milano, saranno soltanto una parentesi, perché la cosa alla quale tengo di più, lo dico con grande orgoglio, diciamo, è la professionalità che mi viene riconosciuta un po' a tutti i livelli su questi temi, sia a Milano sia a Bruxelles. Poi la politica è qualcosa che oggi c'è, domani no, e che non sarà sicuramente la mia vita.